Cari amici dell'Orizzonte degli Eventi, buonasera, bentornati. Bentornato al nostro ormai amico, il carissimo Don Fernando Maria Cornè. Buonasera, Don. Buonasera, dottoressa Barbara, è un grande piacere di nuovo stare con lei e anche con i nostri ascoltatori. I nostri ascoltatori che hanno imparato ad apprezzarla, io mi vanto un po' di essere stata la prima ad averla intervistata e queste interviste sono state veramente un grande successo, ma successo non soltanto di audience, ma di riuscire ad arrivare a tante tante persone con quelle cose interessanti che lei ci ha raccontato e che anche questa sera ci racconterà. Quindi non facciamo un discorso così di pura visualizzazione, ma l'importante è che soprattutto questo messaggio cristiano arrivi a tante persone il più possibile. Quindi invito ad ascoltare, a recuperare le altre due interviste con Don Fernando e questa sera parliamo di una sua nuova opera che è appena uscita. Questo suo nuovo libro che si intitola Alla ricerca del munus perduto. Ecco, un titolo che è simpatico, acchiappa molto l'attenzione, ma è un libro molto serio, che è molto interessante, molto profondo, come anche l'altro suo Habemus Antipapam, che abbiamo presentato nelle due puntate precedenti. Allora, caro Don Fernando, questo libro parla del munus, che è un concetto che chi legge questo libro scopre avere mille interpretazioni, mille significati estremamente profondi. Ecco, lei ha deciso di dedicare un libro intero a un concetto che è quello che assieme a Ministerium appartiene al pontefice e descrive la sua essenza e la sua funzione. È un concetto veramente totipotente, si potrebbe dire. Quindi, questo munus che è diverso da Ministerium. Esattamente, questo è stato, diciamo, uno dei punti di partenza. C'era qualcosa che non funzionava nell'affermazione ripetuta a sazietà da tantissimi, che munus e ministerium fossero sinonimi. Perché il problema era questo. Nel canone 332, paragrafo 2 del codice di diritto canonico, è il punto in cui si parla dell'eventuale rinuncia del Papa. E lì viene presentato come l'oggetto della rinuncia, cioè a che cosa deve rinunciare il Papa per non essere più Papa, viene ovviamente da dire al papato, altrimenti rinuncia a qualsiasi altra cosa ma non smette di essere Papa. E la parola utilizzata è munus, deve rinunciare al munus. Una parola, diciamo, molto trascurata per tantissimo tempo, in apparenza. Il problema si presenta, questo era nel codice del 1983, il problema si presenta quando nel 2013, leggendo la sua declaratio, Papa Benedetto XVI, dice: dichiaro di rinunciare al ministerium. E allora c'è qualcosa lì che evidentemente salta agli occhi, che non quadra, che non coincide. Molti, subito dopo, man mano che passava il tempo, hanno insistito: ma vedete che non c'è problema, perché munus e ministerium sono la stessa cosa. Non sono due termini uguali, perché è evidente, munus e ministerium. Tuttavia, hanno affermato, hanno lo stesso significato, uno vale quanto l'altro. Ma chiunque abbia studiato minimamente la linguistica, minimamente, sa che il problema della sinonimia è un problema molto complesso e molto dibattuto all'interno della comunità scientifica che studia le lingue. Non una singola lingua in quanto latino o tedesco o spagnolo, ma il fatto della lingua come strumento di comunicazione. E c'è un grandissimo e forte dibattito sulla sinonimia perfetta fra due termini. Perché? Perché quando c'è un termine diverso,
vuol dire che in quel linguaggio, in quella lingua, si vuole esprimere almeno una sfumatura o un elemento diverso espresso con l'altro. Per cui buona parte degli studiosi della lingua sostengono che non ci sia la sinonimia perfetta. Quando noi troviamo invece due parole che esprimono allo stesso modo e con le stesse particolarità lo stesso oggetto, è perché non sono nate queste parole all'interno della, di quella stessa comunità linguistica, ma in un'altra parte. Per dire un esempio, così i nostri ascoltatori possono capire questo. Noi abbiamo in italiano, per dire, due parole per dire la stessa frutta, l'anguria e il cocomero. Esattamente. Allora, entrambe le parole esprimono lo stesso frutto. Anguria e cocomero, lo stesso frutto, non c'è differenza. Ma se uno va a studiare filologicamente la parola, l'origine della parola, come si è costituita, dove è stata utilizzata, nascono in due zone completamente isolate una dall'altra tantissimo tempo fa. Allora si spiega perché in una stessa lingua due parole possano dire la stessa cosa. Perché sono nate in regioni, in ambiti culturali completamente diversi, senza il contatto, altrimenti succede in ogni comunità linguistica, a volte per esempio oggi i ragazzi, i giovani, adoperano tante parole per dire le stesse cose che noi diciamo con altre parole, ma lì si vede che è una comunità particolare, molto più ridotta, dove quella parola a volte vuole indicare un certo aspetto magari negativo, quello che si chiama slang. E questo, diciamo, al nucleo, un elemento molto importante di discussioni, di studio, di approfondimenti nella linguistica. E qui abbiamo due parole, munus e ministerium, che già al tempo della civiltà romana antica, dove sono nate, già erano non solo termini diversi, ma esprimevano cose diverse. Il fatto di esprimere cose diverse non vuol dire che siano contrapposte. Perché in molti momenti, dall'uso fatto di questi termini, in certi momenti, in certe circostanze, potevano essere e di fatto risultavano convergenti. Ma non c'è mai stata l'origine, il problema o la situazione di una sinonimia perfetta. Non c'era. Poi abbiamo il seguente passaggio che lo troviamo quando questi termini e tanti altri latini entrano nella Chiesa latina, perché la Chiesa latina non si è inventata una lingua da sola, ha utilizzato quella lingua che c'era, soltanto che il fatto della rivelazione aveva influito sulla lingua stessa a volte, portando alla necessità di creare nuovi termini perché c'erano nuovi concetti da esprimere, oppure arricchendo o diversificando semanticamente i significati di alcuni termini. Ed è quello che è accaduto con particolarmente munus. Si è arricchito e i significati presenti prima sono entrati e poi si è arricchito con un altro particolare significato che nella tradizione latina romana antica non c'era, quando è stata associata al papato nel V secolo da Papa San Leone Magno. Ha utilizzato questo termine per indicare il papato, perché c'erano anche altri termini, no? Lui ha aggiunto anche quello e quindi gli ha dato un significato che prima non aveva, senza che perda tutto il resto. E così nel corso dei secoli noi siamo arrivati ai nostri tempi in cui molti di quegli antichi significati presenti in munus e anche quelli propri di ministerium si sono tramandati e sono tuttora presenti. E io, diciamo, grazie a questa ricerca di ordine filologico per poi adentrarmi nel significato teologico particolarmente di munus, ma non solo, anche di ministerium e di officium, ho notato questa ricchezza concettuale all'interno di questo singolo termine, particolarmente munus, che però è stata una grande scoperta. Ho visto, rileggendo tanti testi dei pontefici, che era stato un elemento presente in modo continuato da molti secoli
in tantissimi documenti pontifici, che hanno sviluppato di fatto una dottrina particolare sul munus. E all'interno di questa particolarità del munus troviamo un caso molto speciale, che è il munus petrino. Ma quando si dice munus non si esaurisce nel munus petrino, è un modo particolare di questo molto più ampio munus. Questa è stata per me una grande scoperta, perché l'insegnamento dottrinale fondamentale proviene dai suoi pontefici. È la parola che ci dà certezza e sicurezza su che cosa intendere, come intenderlo, quali sono gli elementi che si oppongono o che elementi sviluppa per far, diciamo, per portare alla luce tutta la dottrina che proviene in sintesi dalla rivelazione, utilizzando una lingua o un'altra, arricchendola o modificandola a seconda della necessità. Ecco, per fare questa ricerca lei ha, è andato a cercare la ricorrenza di questo termine, di soprattutto di munus, che è molto più citato rispetto a ministerium, è andato a cercarlo nei documenti pontifici, nelle opere dei padri della Chiesa. Ecco, quindi possiamo dire che è un termine fondativo, importantissimo, forse uno dei più significativi, che racchiude tutta l'essenza, in questo caso, del papato. Esattamente. Io, diciamo, nella preparazione della ricerca, la prima cosa che sono andato a vedere erano le opere dei canonisti, perché era quello che dicevano quando sostenevano la sinonimia fra munus e ministerium, era un termine riservato all'ambiente canonistico. Effettivamente i canonisti, soprattutto, diciamo, di età molto recente, ne parlano parecchio, e con questo significato, che sono entrambi sinonimi e più o meno con altre particolarità, va bene? Diciamo, tutto l'aspetto è anche indicato nel libro, però diciamo in sintesi è questo. E io ho visto che in queste tante opere che ho potuto leggere, e totalmente o parzialmente alcuni libri, ma tanti articoli dei canonisti, mancava spesso un riferimento al magistero pontificio. Qualche volta di qua, qualche volta di là, una citazione così, una colà. Poi quello che era nel Medioevo, diciamo, i testi di giurisprudenza, infine, ma erano sempre su quel filone, e poco o niente di un riferimento del magistero pontificio. E allora ho messo da parte, senza negare niente, ma ho messo da parte quello che dicevano i canonisti e i teologi che seguivano i canonisti, e sono andato a cercare nei pontefici. È lì che ho fatto la mia grande scoperta personale, parlo di scoperta personale, che i papi avevano parlato, e molto. È un termine molto ricorrente che, avendo prima chiarito che cosa significava per gli antichi romani della civiltà, diciamo, precedente, e come si era introdotto in ambito patristico, con quale usi o quali significati lo usavano i padri della Chiesa, questo mi ha permesso di comprendere meglio in che modo i papi hanno preso questo termine e lo hanno cominciato ad utilizzare. Talvolta, tante volte, riprendevano gli antichi significati presenti anche fra i padri, per dire soltanto uno. E la parola munus, in buona parte dei classici antichi romani, aveva questo, tra i tanti significati, aveva anche questo di dono. Il munus è un dono. Significa molte altre cose, ma significa anche un dono. Un'offerta gratuita che si fa. Anche i padri avevano utilizzato, finché viene uno dei padri, che si chiama Didimo il Cieco, verso la fine del IV secolo, e in una sua opera associa munus allo Spirito Santo e dice che lo Spirito Santo è il munus che Dio, Padre e Figlio hanno fatto alla Chiesa e al mondo.
E non solo, poi in seguito quest'opera segnerà le spiritualità e la dottrina di moltissimi altri nel corso dei secoli, in modo tale che non solo lo Spirito Santo verrà chiamato Munus, ma i doni dello Spirito Santo saranno chiamati Munera. E allora noi abbiamo, vedete, un concetto presente, un significato presente nel mondo antico, entra nella Chiesa e si arricchisce con un altro particolare, sempre sullo stesso filone semantico. Non cambia il significato di fondo, ma si arricchisce con un'altra sfumatura quando viene vincolato allo Spirito Santo. Allora noi abbiamo questi due inni molto famosi, il Veni Creator Spiritus e Veni Santo Spirito, dove si parla dello Spirito Santo che rilascia, che riversa, che distribuisce i suoi munera, i sette doni dello Spirito Santo. E in molte encicliche dei papi, o lettere apostoliche, infine discorsi, alla fine si invoca il Dio Altissimo, fonte di ogni munera, o direttamente si invoca lo Spirito Santo come munus divino. Lì vediamo un uso molto particolare, come dal passato si è tramandato persino fino ai giorni nostri e si è arricchito mantenendo la base semantica presente nell'antichità pagana. Ma poi troveremo che i papi hanno cominciato da San Leone Magno e molto più tardi altri, fino ai giorni nostri, ad unire il concetto di munus al papato, ma non a considerarlo esclusivamente legato al papato, perché è curioso vedere quanti papi abbiano utilizzato munus per parlare, per esempio, della Chiesa. La Chiesa ha ricevuto un munus da parte di Cristo, come lo dice Leone XIII in diverse encicliche. Lui, il primo a legare il munus alla Chiesa, la Chiesa ha un munus. Allora, per capire tutto questo, bisogna pensare che significati fondamentalissimi, principalissimi di munus è legato al compito, a una missione, a un incarico, una prestazione che si deve fare. Questa prestazione può essere dovuta o può essere gratuita. Quando è gratuita, per esempio, munus significa dono, viene utilizzato come simbolo o con il significato di offerta. Quando è doverosa, può essere un incarico da svolgere, per esempio, nel governo o cose del genere, no? Ha ricevuto un munus, un ufficio, si dirà più tardi. L'ufficio ricevuto significa dei doveri da mettere in atto, dai compiti da portare avanti, una prestazione dovuta. E allora i papi hanno parlato di un munus che riceve la Chiesa e che ha il compito di esercitarlo. Il munus di Cristo si trasferisce, si trasmette, si partecipa alla Chiesa. E all'interno della Chiesa, la Chiesa stessa, quel munus ricevuto da Cristo, lo compartecipa ad altri in diverse situazioni. Allora, il munus serve per i laici, serve per i consacrati. Sono partecipazioni diverse del munus della Chiesa, che è il munus di Cristo. Ma poi troviamo un altro tipo di munus, che è il munus petrino. Quel munus, quell'incarico, quella missione, quel titolo, diciamo, investitura data personalmente da Cristo direttamente a Pietro, che si svolgerà in un modo non parallelo e non concorrenziale, ma intrinsecamente vincolato, pur essendo diverso dal mondo della Chiesa, no? E allora tutto quanto è il munus, quando uno studia il munus, che però comincia ad avere applicazioni, particolarità, usi diversi, non significati diversi, perché alla fine sono tutti convergenti, ma lì cominciamo a vedere che non si può dire semplicemente munus e ministerium è la stessa cosa, perché che lo Spirito Santo non è un ministerium. Pio XII, riprendendo testi che risalivano a Sant'Ambrogio di Milano, parla del munus della Madonna. La maternità divina viene considerata un munus, un compito, un ufficio, non una funzione, ma un compito assegnato a lei, quale di portare al mondo il Figlio di Dio. Diceva Sant'Ambrogio di Milano, questo munus
non si esaurisce, questo munus di Maria, non si esaurisce nel fatto di essere rimasta gravida e incinta del verbo e poi di darlo alla luce, ma trova una nuova corrispondenza nel momento della passione del figlio e annuncia in un modo ancora, diciamo, tiepido, velato, se possiamo, quasi intuendo, il fatto della corredenzione, che poi viene ripreso questo da Pio XII, lo sviluppa, e da Pio XII passa al Concilio Vaticano II. Nel Concilio Vaticano II si parla proprio seguendo quello che diceva alcuni anni prima Pio XII, questo del munus della Madonna, che come vediamo non è il munus petrino, non è il munus della Chiesa, non è il munus, è un munus diverso, ma è sempre il munus, perché? Perché proviene da Dio. E le viene dato alla Madonna perché sia al servizio di Cristo e della Chiesa di Cristo. Ed è curioso che Paolo VI, questo lo abbia capito molto bene, a conclusione praticamente del Concilio Vaticano II, lui decise di dichiarare ufficialmente, non come un nuovo dogma, ma dichiarare come titolo della Madonna, Madre della Chiesa, proprio a conseguenza di questa dottrina del munus. Chiese ai vescovi, tutti quanti che erano presenti, di accompagnarlo in questo, e soltanto 80, ed erano parecchi i vescovi presenti al concilio, 80 soltanto lo accompagnarono quando lui proclamò ufficialmente Maria, Madre della Chiesa. Sembra una cosa scontatissima, ma non era scontatissima, era necessario sviluppare una dottrina che renda chiaramente questa verità. Non è che il Papa ha inventato la maternità di Maria sulla Chiesa. No, era presente, ma era ancora da portare alla luce. Uno degli elementi che ha portato alla luce questo è stata giustamente la questione del munus, e in seguito il Papa le svilupperà ancora di più quella sua enciclica che è meravigliosa, Marialis Cultus, il culto a Maria, Paolo VI, che viene ripresa diversi anni dopo da Giovanni Paolo II, un grande devoto di Maria, e scrive un'altra enciclica che si chiama Redemptoris Mater, dove lì compare centinaia di volte il munus. Il munus specifico di Maria. Uno vede tutto quello che veniva da lontanissimo, dal IV secolo, intuito, iniziato, incoato da questo grande padre della Chiesa, Sant'Ambrogio di Milano, dove fiorisce in questi ultimissimi documenti che ci parlano del munus. Un elemento, un termine, un concetto, un significato che ci permette di comprendere ancora meglio la missione avuta dalla Madonna, ricevuta da Dio, non è scollegata dalla Chiesa, non è scollegata dal papato, non è scollegata. Ricordiamoci come la Madonna si è manifestata in diversi modi per indicare che i suoi figli prediletti sono i consacrati sacerdoti e soprattutto il Santo Padre. Moltissime di queste manifestazioni divine mariane insistevano su questo particolare perché già era al piede della croce quando nostro Signore affida questo apostolo a Maria e Maria a questo apostolo in modo tale che siano, perché così lo ha voluto Cristo, madre e figlio. E quindi la maternità di Maria si allarga non più solo sul Cristo fisico, ma anche su questo figlio particolare di Cristo, quest'opera di Cristo che è San Giovanni Apostolo, che nell'unanimità della tradizione ecclesiastica si è visto rappresenta la Chiesa tutta intera, lì, la maternità. Allora trova culmine, diciamo, grazie anche, non è l'unico elemento, per un elemento fondamentale che permette sviluppare fino in fondo questa dottrina di quello che avviene oggi. E non è un caso che in tanti abbiano manifestato che per coronare la dottrina che riguarda Maria Santissima sia il fatto ancora di proclamare il dogma della corredenzione. Quando avverrà quella proclamazione, non è che da lì in poi esisterà la corredenzione mariana, ma sarà detto ufficialmente ciò che la Chiesa da molto ha creduto, da sempre, che adesso si è reso ancora più
più manifesto, diciamo, agli occhi. Allora, uno vede questo progredire della dottrina che a volte si serve anche di questi sviluppi attraverso certi termini, e noi troviamo tutti questi passaggi. Allora, quando parliamo del munus, parliamo anche di tutto questo, di questa ricchezza molto più grande di essere esclusivamente legata al papato. Il papato sarà un particolare munus, ma non si esaurisce lì, che però non è scollegato dagli altri, perché alla fine sono tutti vincolati. In che cosa? Che hanno tutti la stessa origine, da Dio Padre a Cristo e da Cristo alla Chiesa, a Pietro, e Pietro al servizio della Chiesa e la Chiesa sostentata da Pietro. Per esempio, dice questa bellissima enciclica Ecclesiam Suam, Paolo VI, dice che senza il munus petrino, il munus della Chiesa non si potrebbe sviluppare. Andrebbe a pezzi la Chiesa, per dirla con un linguaggio molto più diretto. La Chiesa non potrebbe funzionare, cadrebbe a pezzi senza il munus petrino, perché è quello che le ha detto Cristo all'Apostolo San Pietro: tu sei pietra, su questa pietra edificata. Ma quando si capisce che cosa vuole dire con munus petrino, si capisce perché è così essenziale il Papa per la Chiesa e la Chiesa per il Papa. Perché non è che il Papa può sussistere da solo senza la Chiesa. È stato fatto Papa per essere il Papa, la pietra, che dia sostento alla Chiesa di Gesù Cristo. Ma senza quel sostento la Chiesa crolla. Allora c'è una simbiosi che non annulla, che non si contraddice, che non si distrugge, ma che si unisce l'una all'altra per il bene del tutto. Sono cose molto molto profonde sulle quali difficilmente si poteva soffermarsi se non ci fosse stato appunto qualcuno che avesse avuto la pazienza, la buona volontà di andarle a cercare in tutte queste fonti, che sono fonti assolutamente autentiche e autorevoli, perché sono appunto scritte in alcuni casi, nei casi dei papi, da coloro che hanno ricevuto questo munus petrino da parte di Cristo. È un dono che si può, quindi si deve conservare. Ogni papa ha ricevuto il munus e l'ha sviluppato anche, si può dire che ognuno l'ha sviluppato a suo modo, arricchendolo di contenuti. Per esempio, è indubbio che il munus ricevuto da Giovanni Paolo II sia stato molto infuso di questo concetto della corredenzione di Maria. Fra l'altro è così importante perché dà alla donna il più grande esempio da seguire, soprattutto in questo momento si sente, secondo me, la mancanza di una volontà da parte delle donne di avere un punto di riferimento come quello di Maria. E poi soprattutto anche questo munus di diventare madre, che anche questo è un dono, no? È il dono di diventare madri, che purtroppo sappiamo oggi come viene rifiutato e trattato. Mi permetta che nel caso della Madonna si manifesta la maternità, diciamo, in questo senso molto più pieno, perché non è soltanto la maternità in senso fisico. Anche nel caso di Giovanni, il Signore dicendo a Maria, ecco tuo figlio, è la parola, il verbo che ha creato tutto, e quando ha detto la luce sia, la luce fu. E così, quando lui dice così, e così avviene. Allora gli diede la maternità spirituale, che non è di meno, non è meno maternità. No? Certo. Perché una persona, per esempio, che ha adottato un'altra persona e l'ha allevata, non è meno padre o meno madre. Non lo ha generato fisicamente, ma non per questo, non vuol dire che non sia veramente, che abbia dato vita e far crescere, sviluppare la persona con quell'amore, con quella cura. Allora, nel caso di Maria si manifesta la maternità nella sua pienezza, no? E nostro Signore ha voluto avere un padre che non lo era carnalmente, e lo ha riconosciuto, e lo ha amato, e lo ha servito, lo ha obbedito come un vero padre. Non è che San Giuseppe era il finto,
il terzo è scomodo lì perché contava solo la Madonna e Gesù. No, anche lui. E lui sì. Lo ha riconosciuto, l'ha amato, lo ha servito e ha voluto che fosse la paternità nel senso più alto, più grande, e non meno vero perché non era fisica. Perché la paternità semplicemente fisica non è vera paternità. Ci vuole molto di più che quello. E la stessa cosa con la Madonna. E noi abbiamo questi esempi che poi, diciamo, nella tradizione cristiana si sono sviluppati e manifestati, come in questo caso, che aiuta moltissimo conoscere questi scritti, perché ci aprono alla comprensione di cose che poi riguardano la nostra vita pratica. Non sono discorsi, diciamo, del meta-universo. Hanno incidenza sulla nostra vita pratica, no? E quello che diceva sui monus dei papi, nostro Signore ha creato tutti noi in modo diverso. Io ho tre fratelli, siamo quattro maschi in casa. Se fosse stata per mia madre, saremmo dovuti essere almeno una ventina. Però la provvidenza ha voluto che fossero soltanto quattro. E stessi genitori, stessa educazione, stesso ambiente, stesse scuole, stessa casa, stesso tutto, e siamo quattro persone in tantissime cose diverse, tutti e quattro, pur somigliando in tante altre cose, e non solo fisicamente, ma in tante altre cose siamo completamente diversi in tantissime altre. Ognuno ha la propria personalità, il proprio temperamento, il proprio modo di approcciarsi alla vita, alla conoscenza. E tantissime, e ripeto, tutto era la stessa cosa per ognuno di noi quattro, perché doveva essere così. E siamo completamente diversi, ripeto, in una quantità infinita di cose. Allo stesso modo succede con i papi. Ogni papa è diverso dall'altro. Perché? Perché sono persone diverse. E quindi Dio scrive queste cose con penne diverse. È sempre Dio che scrive, perché è lo Spirito Santo che guida, che ispira, che illumina, che conduce, che fa intervenire in un modo o nell'altro, a volte spingendo una cosa, a volte fermando un'altra, a volte respingendo un'altra. Diciamo, ogni papa è diverso, ha agito in modo diverso, ma è sempre lo stesso mondo. Perché? Perché alla fine ogni papa è diverso dall'altro, ma chi guida tutto quello è il medesimo. E allora uno vede che nei papi, pur essendo tanto diversi uno dall'altro, c'è una sola via. Si è mantenuta inalterata questa via per quanto riguarda la dottrina, per quanto riguardano le norme. Ognuno ha dato il piccolo contributo. E Benedetto XVI nella Declaratio parla del munus petrino. E dice hoc munus, cioè questo munus, il munus petrino, in che modo si sviluppa? E nomina quattro, che possiamo dire sono iperonimi, cioè generi al cui interno ci sono tante specie. Allora lui ha detto, si fa con le opere, poi con la parola, poi soffrendo, poi pregando. Uno vede nell'istoria della Chiesa come alcuni papi, per esempio, hanno scritto di più, altri di meno, altri niente. Altri hanno fatto non con la parola, ma per esempio con le opere. O il caso di Giovanni Paolo II, che è stato non il primo a viaggiare, perché prima era stato preceduto da Paolo VI, e prima di un piccolo viaggio che aveva fatto Giovanni XXIII, lui è stato veramente il primo ad uscire e fare il giretto in zone vicine. Poi Paolo VI qualche viaggio, particolarmente quello alle Filippine, il più lontano, e poi l'esplosione con Giovanni Paolo II di viaggiare dappertutto nel mondo. Lui ha sviluppato questo, ha scritto tantissimo, ha fatto tante cose, ma non è che tutti i papi hanno fatto così, o lui ha fatto meglio perché ha fatto così, gli altri no, perché ognuno ha dato il suo contributo con una cosa o con l'altra. Alcuni papi sono stati martiri, e quindi con quel soffrendo sono arrivati a versare il proprio sangue come testimonianza della verità eterna e suprema che è Gesù Cristo. Per non tradire Cristo hanno versato, ma non è una cosa che è stata chiesta ad altri. Alcuni papi, per esempio, nella sofferenza sono rimasti prigionieri, come Pio VI e Pio VII,
sono stati prigionieri e hanno passato un periodo abbastanza prolungato di prigionia. Ma è una cosa che non è stata chiesta ad altri. Quel soffrendo loro lo hanno avuto in un modo particolare. Alcuni altri papi hanno sofferto dalle pressioni esterne, per esempio nelle lotte per le investiture con l'imperatore, che a volte venivano anche con scontri militari, mentre altri hanno sofferto la pressione dall'interno della Chiesa, la lotta contro le eresie, la distruzione che vedevano nell'ordine civile, morale e non solo teologico con le eresie, e hanno dovuto impostare la lotta. Questi quattro grandi generi che hanno all'interno ognuno tante specifiche formalità, i papi lo hanno vissuto diversamente perché le epoche erano diverse, perché le persone erano diverse, perché le necessità del momento erano anche diverse. No? Così fino a Benedetto XVI non ci sono due papi fotocopie. E abbiamo questa ricchezza, quando uno la vede nel suo insieme, è veramente straordinario come, senza un intervento particolare di Dio, questo non sarebbe stato possibile portarlo avanti. Perché sono talmente tante le miserie esterne e interne, diciamo esterne alla Chiesa, che hanno assalito la Chiesa, interne della Chiesa, dalle membra di questo mistico corpo, dice, questa è una cosa che sarebbe dovuta crollare e molto presto. E invece non solo si è sviluppata, ma ha influito, ha cambiato, ha portato enormemente tanto nell'ordine civile, politico, artistico, culturale. Ieri abbiamo avuto nella nostra parrocchia, ci sono degli affreschi di un pittore abbastanza famoso, importante, che si chiama Costantino Spada, qui a Sassari, ed erano venuti quasi un centinaio di persone, dei bambini da una scuola, e poi anche delle persone di un gruppo di studio, guidati da diversi docenti universitari. Una delle cose che ho fatto notare, vedete, tutto quanto c'è all'interno, la struttura, l'architettura, l'arte, le pitture, gli elementi, le reliquie, noi abbiamo cose che vanno dal III secolo, perché abbiamo una reliquia, un dito incorrotto del nostro santo patrono che è San Sisto, martirizzato a metà del III secolo, il dito indice completamente incorrotto. Da lì fino ai giorni nostri, con tantissimo arte. Se voi in qualsiasi parte, qui particolarmente in Europa, andate, il primo luogo che andate a visitare, per tutto quello che di arte, di cultura, di insegnamento, di filosofia, di teologia, di tanto, dove lo trovate? In una chiesa. L'organizzazione all'interno, diciamo, quello che doveva essere la fede per la vita dei singoli cristiani, poi si è tramandato all'ordine sociale, e come sono il fatto stesso delle università. Le università sono nate all'interno della Chiesa, non esistevano prima nelle scuole cattedralizie, all'interno dei monasteri, e di fatto ancora certi nomi rimangono, come il claustro dei professori, il cortile dei professori, che era il cortile dei monaci all'interno del monastero, perché è lì che si studiava, no? O dire l'orfanotrofio è nato all'interno della Chiesa, prima non esisteva, l'ospedale è nato all'interno della Chiesa. Cioè la fede si è tramandata, allora l'opera dei papi si è tramandata. Oggi se abbiamo tanti tesori a Roma, negli Stati Pontifici, grazie ai papi, perché alla caduta dell'impero vediamo che cosa è successo ad altre capitali di imperi in passato. Tutto portato via. Invece lì quanto arte, quanta cultura, quanta fioritura di letteratura si è sviluppata. No? E in questo i papi hanno avuto un'importanza notevole, almeno quello chi non crede dovrebbe ringraziare. Certo. È un'opera, diciamo, che vede come la fede ha un'incidenza pratica, e anche quando parliamo del munus, in questo caso dei papi, ha un'incidenza pratica, seconda di come sia il personaggio, le circostanze storiche, poi viene applicato sempre allo stesso modo, ma in un modo diverso, una modalità diversa, possiamo dire. Ecco, invece
il concetto di ministerium, quello che Papa Benedetto XVI nella sua dichiarazione, nella sua declaratio, ha forse restituito a coloro che gliel'avevano consegnato dopo aver ricevuto il munus. Questo ministerium com'è relazionato col munus? Ne è una parte? È qualcosa di distinto? È possibile appunto separare munus e ministerium? Sì, allora e questo è un elemento molto interessante che chiarisce, vedendo tutti questi papi che ne hanno parlato del munus e del ministerium, come si arriva al testo della Declaratio, dove in un modo magistrale Papa Benedetto ha riassunto in una riga e mezza quello che era una lunghissima tradizione da molti secoli. Perché il primo a parlare di esercitium muneris, dell'esercizio del munus, il primo a formulare questa espressione che diviene poi tecnica, diciamo fissa, esercizio del munus, è stato Pio IX. Pio IX nella Pastor Eternus, che è la Costituzione dogmatica che parla sul primato di Pietro e sull'infallibilità del Papa e tutte queste cose, lì introduce questa espressione che non era presente, ma presente, precedente a lui, era la considerazione che il munus porta necessariamente ad alcune cose da fare. Uno viene eletto Papa, diviene Papa, e a conseguenza di essere il Papa deve fare certe cose e non può non farle. Viene eletto Papa per essere Papa in modo tale che da Papa faccia certe cose. Lui però conia questa espressione, esercizio del munus, parlando del munus petrino, che poi si sviluppa nei papi seguenti, Leone XIII, Pio XII in modo particolare, poi Paolo VI e Giovanni Paolo II. Si sviluppa molto questo del ministerium. Che cos'è il ministerium? L'esercizio, la messa in pratica del munus. E così arriviamo a Papa Benedetto, che nella Declaratio, quando parla hoc munus, questo munus, si sviluppa, dice, questo munus nella sua essenza spirituale, e dice le quattro opere, diciamo, generiche. E lì Papa Benedetto richiama una definizione di San Tommaso, che è molto importante. San Tommaso, in una delle sue opere, Dente d'Essentia, definisce che cosa è la natura. Quando parliamo di natura non ci riferiamo agli alberi, queste cose qua, no, natura in senso filosofico e metafisico. La natura, dice lui, è l'essenza di una cosa in quanto è il principio delle operazioni, cioè è il motore da cui sorgono queste attività o questi movimenti. È così che si considera nella filosofia aristotelico-tomista la natura. E qui noi troviamo proprio queste parole nella definizione che dà Benedetto XVI, per cui lui aggiunge a quel punto un tassello a tutto quello che precedentemente avevano detto i papi, che il munus petrino è una natura. E questo che cosa significa? Due cose. La prima, che in quanto natura non può essere cambiata perché proviene da Dio. Dio l'ha data così e così rimane e non si può cambiare in nessun altro modo. O è così o non c'è. E questa è la prima caratteristica della natura. La seconda caratteristica è che è data perché sia principio di operazione, cioè per metterla in moto in determinate cose. Sono Papa per poter, da Papa, fare questo, questo e questo. Altrimenti non ha senso. Non mi ha dato Dio questa natura, il munus petrino, perché non si metta in moto. Allora il ministerium sorge, proviene, è fondato nel munus, ma non è la stessa cosa. Allora il ministerium è la necessaria conseguenza del munus. Il munus viene dato, è una natura e quindi è un motore che comincia a produrre i movimenti,
comincia a produrre queste cose. Allora, che cosa succede se un papa dice io non voglio il ministerio? Non mi interessa più niente di niente, però rimango papa. È assurdo, teologicamente impossibile, perché munus e ministerium si distinguono, ma sono vincolati. In che modo? Il ministerium sorge, proviene dal munus. Se mi è stato dato il munus, necessariamente mi spinge a fare questo, questo e questo. Se io ho deciso di non farlo, è impossibile, perché è un motore che si muove. Non decido io che si muova, ma me lo dà Dio, poi decido io, guidato, sostenuto, illuminato dallo Spirito Santo, in che modo dirigo quel movimento o quelle azioni, però non posso smettere di farle. Se non altro, almeno pregando, perché magari ho avuto un ictus, rimango paralizzato, non posso neanche fare un segno, parlare, però intanto con la mente prego. Allora, se non altro, almeno posso sempre pregare o sempre soffrire. Basta che almeno una di queste cose, una delle tante cose all'interno di quella generale, da qui che munus e ministerium non si possono separare. Si possono distinguere perché non sono la stessa cosa, ma non si possono separare. Quando alcuni dicono avviene una separazione, no, quando il Papa diventa prigioniero, bloccato, in sede impedita, come si chiama canonicamente, non perde né il munus né il ministerio. Quello che perde è la possibilità di esternare il ministerio, cioè le azioni. Non posso, mi hanno bloccato. E quindi io cerco di far uscire questa potenza di azione che è il mio e mi hanno bloccato lì. Appena il blocco sparisce, l'impedimento, il movimento torna. Non è che qualcuno me lo deve dare. Allora si spiega meglio perché nella declarazione Papa Benedetto ha voluto definire così per distinguere, perché sono due cose diverse che si distinguono, ma nello stesso tempo quanto sono vincolate fra di loro, munus e ministerium petrino. Perché anche quello di ministerium petrino è uno sviluppo dottrinale relativamente recente. Stiamo parlando del XX secolo, si comincia ad utilizzare la parola ministerium petrino. Prima non esisteva, esistevano le opere del Papa, il Papa fa questo, fa l'altro. Ma stiamo vedendo 1870 si introduce esercizio del munus e diciamo progressivamente si creano anche i termini o le definizioni tecniche di ognuna di queste cose. È così che noi abbiamo questa particolarità di una vincolazione profonda fra munus e ministerio, ma nello stesso tempo una distinzione che è di ordine metafisico, perché stiamo parlando di natura e operazioni. Sono concetti metafisici che qui sono stati richiamati proprio da un pontefice. Chi meglio di lui per sapere cos'è il munus petrino? E lui, illuminato dallo Spirito Santo, ha aggiunto questo elemento che non era indicato così, ma che spiega tutto quello che i precedenti papi avevano indicato, ognuno aggiungendo un pezzettino, cioè completando questa dottrina che è veramente straordinaria del munus e del ministerium e in particolare del ministerium e del munus petrino. Alla fine Benedetto XVI ha dichiarato che quello che lui aveva ricevuto non, praticamente lui non poteva separarlo, però ha fatto capire lo stesso che sarebbe stato impedito. Lui quando dice, stabilisce che dal giorno 28 la sede sarà vuota, libera. È come se uno dicesse io il giorno tale libero l'appartamento apostolico, ma non vuol dire che non sono più papa. Esattamente, perché lui adopera nel momento stesso in cui parla della rinuncia, che lo abbiamo già spiegato nelle nostre passate interviste, la declarazione non è un atto di rinuncia, è una dichiarazione, c'è cioè una condivisione
di un fatto di coscienza, di una decisione presa, che però non intende, da quello che si vede proprio nel documento, non nelle interpretazioni altrui, ma nel documento stesso, non intende essere portata a termine, si ferma lì. Io vi racconto quello che ho deciso e lì mi fermo. E lui ha deciso di rinunciare al ministerium, non in modo totale, perché questo lo sapeva, non è possibile. L'ho appena definito che non è possibile quando ha detto che una natura principio operazione. Allora, che cosa ha deciso di rinunciare? Parzialmente al ministerio. Questa è la sua decisione presa che comunica. Non intende portarla a termine, o meglio, magari in un futuro, chissà quando, potrebbe accadere, non lo so ancora, e che cosa succede? Viene poi bloccato. Di fatto viene bloccato quando il primo di marzo viene convocato un conclave perché gli altri hanno inteso, hanno voluto intendere, era quello che desideravano, come uno la vuole vedere, e lì c'era un'abdicazione che non c'era in realtà. E quindi dalla convocazione da un conclave, mentre il Papa regnante non era né morto né abdicatario, entra tecnicamente in sede impedita. Il modo in cui lo dice ci fa capire che non poteva essere considerato il munus, perché hanno cercato di dire, lui, dicono sì, munus e ministerium sono la stessa cosa, falso, storicamente non è mai stata così, né nella civiltà romana, né nel periodo patristico, quando entra nel linguaggio nel latino cristiano, né in seguito fino ai giorni nostri che i canonisti, alcuni, quanti, pochi, non lo so, ma li dicono così. Non solo non sono la stessa cosa, ma il Papa non si è sbagliato utilizzando un termine al posto dell'altro. Non poteva Benedetto XVI scrivere in quel testo così, dichiaro di rinunciare al munus. Perché? Perché subito dopo il Papa aggiunge in quel testo che ho ricevuto per mano dei cardinali il giorno della sua elezione. Allora, perché non poteva mettere? Per una ragione molto importante. Ai canonisti, ai teologi, a tutti quanti, sembra che questo sia stato dimenticato, ma Benedetto, almeno lui, se l'era ricordato molto per bene. Che cosa era successo? Durante il Concilio Vaticano I, quando viene con la Pastor Eternus, da Pio IX, proclamato il primato di Pietro, l'infallibilità e tutto quanto, il Papa, nella definizione del dogma, parla del munus, perché lì è la prima volta che la parola munus, Petrino, entra ufficialmente nell'atto più alto, più supremo del supremo magistero della Chiesa, che è la proclamazione di un dogma. Lì, nella proclamazione del dogma, viene indicato il munus Petrino, proprio con la parola tecnica. Dice che questo è stato ricevuto direttamente da Cristo, senza intermediazione alcuna. Cristo lo comunica direttamente a Pietro. Una volta che viene a mancare Pietro, perché Pietro prima o poi doveva morire, Cristo lo comunica al successore di Pietro. Ma è sempre comunicazione diretta da Cristo al successore di Pietro. Muore anche quello e da Cristo al successore di quello. E così via dicendo fino a Benedetto XVI. Da Cristo direttamente. Non c'è mai mediazione, intermediazione, neanche della Chiesa. Questo va, è un munus che va concesso a margine, accanto del munus che Cristo stesso consegna alla Chiesa. Non è che all'interno della Chiesa le viene dato a Pietro o al successore di Pietro. No, è un munus che da Cristo, singolarmente, trasmesso immediatamente, direttamente. Questo dice Beato Pio IX. Quando Benedetto XVI aggiunge conferitomi per mano dei cardinali, se lui avesse pensato al munus e non al ministerium, avrebbe commesso un'eresia. Sì. E lui, molto più intelligente di tanti di noi, conosceva questo. Illuminato dallo Spirito Santo, lì non poteva non solo utilizzare il termine, ma neanche mentalmente pensare con quel termine indicare il munus. No, rinuncio, ho deciso di rinunciare, poi specifica che è parzialmente, perché continuerà a pregare, e pochi giorni dopo, in uno dei suoi l'ultimo discorso, l'Angelus,
della domenica, diciamo l'ultimo 27, mi sembra, dice che continuerà ai piedi della croce a soffrire, cioè delle quattro che aveva nominato, di due, una all'interno della declarazione e poi l'altra con un'altra, con un altro discorso, queste due io continuerò. Cioè la rinuncia di fatto era pensata per essere parziale, solo parziale, che di fatto poi non si avvera perché viene bloccato con questa convocazione. Però il Papa molto chiaramente, quando inserisce questa particolarità, esclude d'ogni modo che si possa riferire al munus petrino. Ed entra poi, per lo sviluppo della situazione, entra in sede impedita. Ecco, invece la situazione della sede vacante. Che cosa succede al munus durante la sede vacante? Per spiegarlo dobbiamo pensare il munus come se fosse un oggetto, una cosa, un pallone, per dire, no? Allora, Gesù Cristo ce l'ha tra le mani, fa un fischio, viene Pietro, prendi. Pietro lo prende e ricevi il munus. Muore Pietro, Cristo allunga la mano, lo prende di nuovo al pallone, lo ha tra le mani. Fa un altro fischio, viene un altro e gli consegna il munus. Non è un oggetto di quel genere, però così possiamo renderci l'idea come funziona. Non importa il modo in cui chi riceverà il munus sia arrivato a quel punto, se per elezione, per sorteggio, per età, perché ci potrebbero essere 50.000 modi diversi. La Chiesa poi ha stabilito nell'Universi Dominici Gregis che il modo deve essere in conclave con elezione da parte dei cardinali, solo dai cardinali che abbiano certe caratteristiche. Ma un Papa seguente potrebbe cambiare e si torna per esempio a quello che è accaduto quando nella Chiesa all'inizio si sono resi conti che erano rimasti in 11 gli apostoli e il numero doveva essere 12. Allora che cosa facciamo? Scegliamo un altro, però non se la sentono di scegliere loro. E allora che cosa fa San Pietro? Ricorre a un metodo presente all'interno della tradizione ebraica, una sorta di sorteggio, con due elementi che troviamo nel racconto degli Atti degli Apostoli, Urim e Turim. Tirano a sorti. Si intendeva quando tirando a sorte questi elementi, che io non li conosco nei dettagli, però pensiamo come se fossero due dadi, no? Tiravano, una cosa del genere, diciamo per spiegarlo, si intendeva in questo che era Dio che manifestava con quello, no? Come quando fanno gli arbitri, tirano la monetina, no? Tu hai scelto questa, l'altra, allora quella che viene fuori, cominci tu o vai di qua. La stessa cosa, loro tirano a sorte e ricade su Mattia e non sull'altro che avevano presentato. Pietro non se la sente in quel momento di essere lui a dire tu o tu. Tirano a sorte. Allora ci potrebbe essere nel corso dell'istoria, i papi sono stati scelti a volte per acclamazione, a volte per pressione, o perché era di una certa famiglia piuttosto che di un'altra. Cioè ci sono diversi modi, non importa il modo alla fine in cui è arrivato il tizio davanti a Cristo perché ha sentito il fischio, si presenta e Gesù Cristo li consegna. Muore e gli viene come riconsegnato a Cristo. Perché? Perché sempre la partecipazione di quel munus è diretta da Cristo all'eletto. Nel momento in cui accetta l'elezione o il modo in cui si è arrivato, indifferentemente, nel momento in cui si presenta dinanzi a Cristo, da Cristo direttamente a lui. Quindi quando muore si riprende il munus, però è un'espressione grafica, sì. Non coincide con la realtà perché, ripeto, non è un palloncino, non è un oggetto, è qualcosa di diverso. Però per rendersi l'idea, durante la vacanza della sede apostolica, per vacanza si intende il Papa non c'è più, per due ragioni, o perché è morto o perché validamente ha rinunciato al munus. In entrambi i casi il Papa non c'è più e allora il munus è come tornato nelle mani di Cristo, che lui consegnerà al legittimo successore dell'ultimo Papa, lui.
nessuno lo può prendere, come fece Napoleone quando raccontano che lo stavano per incoronare, lui allunga le mani, la toglie, non so se era il vescovo o il papa in quel momento, e se la prende e la mette da solo. No, qui non funziona così. Non mi posso auto concedere il munus petrino, non funziona. O me lo dà Cristo o non lo ricevo da nessun modo. E non è nemmeno trasmissibile tra compagni di gioco, non è che uno lo passa Neanche, all'altro. e questa è un'altra cosa sviluppata dai papi, particolarmente da Paolo VI e da Giovanni Paolo II in diversi documenti entrambi. Quando hanno riformato la curia romana, dove ci sono le varie congregazioni o dicasteri che si chiamano adesso, della Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede, o per i vescovi, eccetera, e quando hanno riformato hanno specificato entrambi in un modo veramente straordinario e continuativo, hanno specificato che ciò che viene condiviso dal Papa con altri, che possono essere cardinali, possono essere semplici vescovi, possono essere presbiteri, possono essere anche laici, maschi o femmine, quello che condivide il Papa con loro non è il munus, condivide il ministerium, cioè loro prendono parte per delega del Papa di alcune delle attività del Papa. Non di tutte, solo di alcune, perché ci sono alcune che sono esclusive, solo lui le può fare. Cioè nessuno può proclamare un dogma al di fuori del Papa. Tanto per dire, è una cosa esclusiva di lui. Se non lo fa lui, non lo può fare nessuno. Non è che ci riuniamo 1 miliardo e 300 milioni di cattolici e noi proclamiamo il dogma. No, non funziona così. Quella è un'attività esclusiva del Papa. Però il Papa può alcune delle sue attività condividerla. E allora si chiama questo condividere il ministerio o, come indicherà, l'istrumentalità o la ministerialità delle persone che lavorano o della stessa curia romana, no? Partecipano al ministerium e solo al ministerium, perché a governare è sempre il Papa, è solo il Papa. Ecco, quindi possiamo dire che adesso il pallone è tornato nelle mani di nostro Signore. A partire dalla morte, dal 31 dicembre, lui Sì. ce l'ha tra le mani, perché, come abbiamo visto, non c'è nessuna ragione che possa legittimare, oltre ragionevole dubbio, nessuna ragione per legittimare il pontificato di Jorge Mario Bergoglio. Dispiace per lui e per tutti quelli che fanno il tifo per lui, però abbiamo analizzato, e non soltanto io, anche altri, in altri modi, con tanti nuovi elementi, che non c'è veramente una ragione che possa dire effettivamente, anche per sola questa ragione, è legittimo successore di Pietro. L'ultimo legittimo successore di Pietro è stato Benedetto XVI. Per cui siamo in attesa che la cosa possa rientrare nell'ordine legale e il munus venga riconsegnato dal Signore a chi verrà in questo modo eletto, perché queste sono le leggi della Chiesa, no? Si deve fare un conclave dove parteciperanno i cardinali che sono abilitati per tale questione, soltanto loro, e loro decideranno se a quel punto saranno solo 10 o saranno 50 o risulteranno 100, non lo sappiamo, però è questo il modo e dobbiamo pregare perché sia al più presto. La Chiesa ha bisogno del suo capo, del vicario di Gesù Cristo, che è il capo visibile della Chiesa tre pellegrina. Nostro Signore è in attesa. Poi, Certo. se deciderà di agire in un altro modo, lui lo farà sapere in modo talmente chiaro che non sia l'illusione o la pillusione di qualcuno, ma sia un fatto evidente che possa essere in qualche modo confermato pubblicamente. Certo, e anche noi dobbiamo fare la nostra parte, perché appunto diciamo che un po' di ministerium inteso come volontà dei fedeli di, ecco, di risolvere questa questione che però risponde a delle leggi, perché anche la Chiesa è fatta di leggi ed è così perché
opera tra gli uomini, quindi gli uomini hanno bisogno di una legge da seguire. Leggi che ogni tanto vengono anche riformate, è stata modificata questa legge, sono state stabilite delle regole molto stringenti. Vorrei ricordare per concludere la norma non nullas che Benedetto XVI pubblica il 22 febbraio del 2013, quindi 11 giorni dopo la declaratio, che stabilisce ancora delle regole più precise per la validità del conclave. Queste regole non sono state rispettate, quindi ancora un motivo ulteriore per fare riferimento alla legge. Se la legge viene violata, deve essere ripristinata nella sua interezza. Per cui non è pensabile ragionare in termini avulsi da quello che è il rispetto della legge, altrimenti siamo nell'anomia più totale. Questo grande padre della Chiesa, che è anche stato un vescovo, un martire, San Cipriano di Cartagine, ha scritto un paio di opere molto importanti che riguardavano la Chiesa, tra cui uno di Unitate Ecclesiae Cattoliche, cioè sull'unità della Chiesa Cattolica. Lì sostiene che nessuno può avere Dio come padre se non ha anche la Chiesa come madre. E di fatto spiega, riprendendo alcuni altri elementi di altri padri, che si svilupperà ancora più in seguito, immediatamente dopo di lui, la maternità della Chiesa su ciascuno. Il fatto che nel battesimo, che io divento figlio di Dio con il battesimo, nello stesso momento divento figlio della Chiesa. E molti padri della Chiesa, a partire da lui, ma non solo lui, parlavano del fonte battesimale come del grembo nel quale io entro e dal quale esco. Entro come un niente ed esco come figlio. Di chi? Di Dio. Ma non ho solo un padre, ho anche una madre. E non posso avere un padre senza una madre, o una madre senza un padre, no, perché neanche Gesù Cristo ha fatto così, come diceva Sant'Agostino. Lui ha avuto un padre eterno e una madre temporale. E allora noi abbiamo la Chiesa come madre e non possiamo permettere, tollerare, anzi avallare in qualsiasi modo che la nostra madre venga calpestata da chi ha deciso, prima forse inconsapevolmente, ma a un certo punto non è più così, di calpestare la Chiesa, perché la Chiesa è l'esposa di Gesù Cristo e noi non avremo salvezza senza la Chiesa. E allora attaccare, calpestare, violare in vario modo la natura della Chiesa, le norme della Chiesa, la liturgia della Chiesa, non è una cosa che si prospetta positiva per il nostro giudizio, quando prima o poi tutti dovremo presentarsi al giudizio personale dopo la morte. E quindi è una cosa che ci dovrebbe toccare nel profondo del cuore, perché stanno facendo del male a mia madre. E io non sono figlio di una madre così. La Chiesa dunque mi compete perché è mia madre, certo, e devo proteggerla, devo custodirla. Se non posso fare altro perché non so cosa fare, Papa Benedetto ci ha dato la chiave. C'era governare, c'era con la parola, con gli atti, con le azioni, con la parola, ma poi soffrendo e pregando. Se non posso fare altro, io posso condividere parte del ministerium petrino, non perché lui me lo ha chiesto, ma perché io mi unisco al Papa, mi unisco a ciò che i Papi hanno insegnato, o almeno in questo caso perché ci sia un nuovo Papa legittimo. E allora soffro e prego. Se non posso fare altro, almeno questo sempre lo potrò fare. Le mie sofferenze unite a quella del Papa, del vero, e del padrone della vigna, dello sposo di questa meravigliosa, straordinaria opera che è la Chiesa di Gesù Cristo. Se non posso fare altro, posso fare questo. Non importa se qualcuno viene o non viene a saperlo, lo sa Gesù Cristo. Certo. È ciò che conta. E un giorno noi vedremo quante persone che sembravano così si dimostrano colà, e quante persone che
neanche noi sapevamo che fossero, neanche colà, erano in realtà così. Gli ultimi, i primi, gli ultimi. Ma a quante persone noi, mi ricordo mio padre spirituale in una conferenza, quando ero in seminario, chiede una conferenza ai seminaristi, dice: voi non pensate che tutto dipende da voi, ma voi siete i più grandi debitori. Di chi? Ah, non sappiamo a chi, con chi abbiamo il debito. Sì, non soltanto con mio padre, mia madre, magari mia nonna, ma magari una vecchietta sperduta in una campagna, analfabeta completamente di 95 anni, nel secolo V, che ha cominciato a pregare per i preti. E quella preghiera di quella vecchietta è arrivata a voi, perché era per voi, per me. E io sono debitore in tante cose di quella vecchietta che non so nemmeno se sia esistita, ma Dio lo sa, e un giorno lo saprò anche. E quindi tutto quello che noi facciamo, misteriosamente, non resta senza efficace frutto. Ma dobbiamo fare, perché anche noi abbiamo ricevuto un piccolo munus. Certo. Almeno quello. E quindi dobbiamo operare, perché anche questo è una natura, il munus dei laici e il munus dei sacerdoti, il munus dei vescovi. Abbiamo necessità, non possiamo rimanere statici, perché quello è rinnegare quello che Dio ci ha dato. Ognuno nel proprio campo e con le proprie competenze, però se non posso fare altro, posso almeno sempre fare questo: pregare e soffrire, cioè offrire le mie sofferenze, che già sono tante nella vita quotidiana, con tante cose, almeno quello, e non sarà, vi assicuro, non sarà mai poco. Agli occhi di Dio queste cose. Mi ha colpito di un sermone di San Leone Magno, quando parla dell'amore di Dio, e lui dice: in dilezione Dei nulla nimia, cioè nell'amore di Dio niente è piccolo, tutto diventa assolutamente immenso, perché Dio è immenso, e anche le nostre opere, che possono sembrare piccolissime, diventano infinite. Bene, caro Don Fernando, io la ringrazio tanto per questa bellissima conversazione, questo bellissimo momento che ci ha regalato dei suoi, parlando di questo concetto così immenso, anche questo, perché viene da Dio, appunto, quindi anche il munus è immenso. E grazie appunto per averci dato anche molta, queste sono cose che danno anche molta serenità, della quale abbiamo tanto bisogno in questo momento, e un momento di riflessione su quella che anche un po' è anche la nostra natura, la nostra essenza, che dobbiamo assolutamente recuperare. Quindi grazie Don Fernando Maria Cornet, leggete questo libro, che è ricchissimo di citazioni in latino, però è giusto anche recuperare la bellezza della lingua che ci appartiene, che è la lingua poi della Chiesa, e tutta questo percorso, questa cavalcata di questo concetto che nel corso dei secoli si è arricchito fino a giungere a noi in questa modalità così sospesa, ma che prima o poi ritroverà il suo percorso e ricomincerà a risplendere di questa luce divina che la irradia, appunto. Bene, quindi, grazie a lei, e anche per l'opportunità di intrattenere questa conversazione, di cui rendiamo partecipi tanti altri, perché questi sono argomenti che riguardano tutti. Magari a qualcuno potrà sembrare, perché di fatto è così, un po' tecnico, un po' difficile, però fanno parte del nostro patrimonio e riguardano in un modo o nell'altro tutti quanti. Allora è un bene se anche con un po' di sforzo poi cerchiamo di approfondirlo. Non è necessario per conoscere prendere il mio libro, no, non dico questo, però sono argomenti da fare attenzione, perché ci consentono di capire meglio quello che Dio ha fatto e quello che Dio ha messo nelle nostre mani e quello che Dio chiede da noi. Certo. Perché nessuno è inutile agli occhi di Dio. E se tutti noi abbiamo un valore per Dio, è perché Dio ci ha affidato anche quello che può sembrare agli occhi di altri poco,
ma in realtà è fondamentale. Perciò la ringrazio profondamente di questa opportunità. Sicuramente non mancheranno altre occasioni in cui potremo trovarci per parlare di tanti altri argomenti, perché per fortuna la nostra teologia, la nostra Chiesa ci offre tantissime cose su cui approfondire sempre. Certo. Grazie a Don Fernando Maria Cornet, suo libro Alla ricerca del munus perduto. E arrivederci, Don Fernando, quando vuole, questa è casa sua. Arrivederci, grazie.